Lorenzo, grazie, forzasangio.it. Ci siamo fatti questa bella gita a Cascina. Più che altro hai speso 1000 euro per la trasferta e non te le rimborserà nessuno. No, siamo basiti, per usare un termine pulito, perché siamo venuti qua in una situazione paradossale, perché non c'è l'erba tagliata, non c'era il campo segnato alle 2.12, a 20 minuti all'inizio della gara, non c'era nessun dirigente con il quale poter parlare se non un segretario che si è presentato alla fine. E ci sembra veramente strumentalizzata la situazione, ci sembra soprattutto una situazione non all'altezza in un campionato semiprofessionistico come il nostro. Dico solo che se fosse... Dico solo che se fosse successo a San Giovanni sarebbe stato strumentalizzato da tanti e mi sembra una situazione veramente brutta per il calcio e brutta anche per la categoria, perché ripeto, è una categoria semiprofessionistica, siamo a 3 categorie della Serie A. Senti, anche perché te hai detto giustamente, campo in pessime condizioni, erba alta non segnato, un po' fa pensare questa cosa. No, un po' fa pensare tanto, però non vogliamo fare illazioni, perché ci piacciono più le situazioni reali, però ecco, la situazione reale è che non giochiamo, abbiamo speso, nessuno ce la rimborsa, siamo molto risentiti e gliela faremo pagare caramente nella partita che giocheremo, da un punto di vista sempre sportivo ovviamente, ci mancherebbe, gliela faremo pagare caramente. Non si sa la data adesso del recupero? Anche questo è un altro dato da sottolineare, perché io ho cercato qualcuno per cercare una data, visto che nel 13 non giocheremo per la Coppa Carnevale, l'unico che si è presentato è il capitano dell'Ore, Pippo Gregori, quindi fai te, se è una situazione fattibile questa. Poi cioè, dopo sì, è venuto un direttore sportivo che però ha detto che qui decide solo il presidente non c'è, insomma dai, una situazione non all'altezza della categoria, ci dispiace perché abbiamo speso dei soldi, insomma non crediamo che se si vuole fare questa categoria l'atteggiamento dovrebbe essere più professionale, non è all'altezza, insomma non credo che sia all'altezza di una Serie D comportarsi così. Sì, perché si torna sempre lì, hai detto 1000 volte e lo ripeto io per la 1000esima, 1000 euro non te le rimborsa nessuno fra pullman e pranzo fuori casa. No? Sono 1000 euro, sono tanti soldi e soprattutto ci dispiace che è una situazione non chiara perché il campo non era segnato, non era tagliato, insomma. Quando l'avrebbero tagliato, se fammi capire, scusa, alle 2.35? Quando l'avrebbero tagliato l'erba? Quindi insomma ci sembra abbastanza paradossale. Ripeto, fosse successo a San Giovanni, vero? Sarebbe successo il finimondo, ma grazie a Dio, insomma, queste cose. Però vabbè, comunque, insomma, quando poi sarà il momento rigiocheremo e aspettiamo la data. E venderemo carissima la pelle. Sempre sul campo ci mancherà. Sempre sul campo. Grazie. Grazie a voi.